Fichissimo, è il 31 maggio e fino a 10 minuti fa non pensavo che maggio ce ne avesse 31. Ho preso, stavo per uscire e mi sono detto: ah, cacchio, però questa maglietta, cioè da stamattina ce l'ho forse bene. Stai dicendo, ma cosa stiamo dicendo? Cioè, vado in centro. Avete presente cosa fai in centro a Firenze oggi che è il 31 maggio, fa un milione di gradi? Come arrivo in motorino, come entro in un phone. Cioè, va bene Fridays for Future, va bene la qualunque, ma bisogna fare qualcosa seriamente. Cioè, si ride e si scherza, ma qua non se ne esce vivi. Cioè, se questo è il 31 maggio, io voglio vedere il 15 luglio. E c'è la gente che la deve lavorare. Cioè, deve lavorare dentro la città. Se muore, cioè, se muore. Bisogna trovare qualcosa tipo non prendete la macchina, cioè quello potrebbe essere già un bello sfogo. O fa bene, cioè fa bene fisicamente, proprio è proprio una cosa che potrebbe far bene. Voi che siete tanto davanti al computer sempre fermi, no, poi c'è anche quelli in realtà che fanno delle cose fuori, che si alzano e si muovono. Io ad esempio dovrei, il problema è che per arrivare da casa mia a Firenze c'è una discesa che mi ammazza e quindi la salita è ancora peggio. Me lo dico sempre, dovrei farlo. E comunque le giornate di maggio, io non so se condividete questo pensiero, ma sono giornate veramente faticosissime, soprattutto per chi fa l'architetto, per chi fa la libera professione, per chi lavora nel mondo dell'architettura soprattutto. Però in realtà tutti i mestieri siamo in chiusura di quelli che all'università, tanto il minuto e 57 su YouTube è passato e tanti tagli non li dovrò fare, quindi posso anche dire una parolaccia, che è il merdone. Perché sono i merdoni che ci stiamo portando dietro da tutto l'anno, che dobbiamo sfangare in questo momento. In questo momento che è maggio. Maggio è veramente un mese faticosissimo. Poi quando si arriva giugno, però inizi a fare quei fine settimana a giugno. Perlomeno dici: no, devo staccare per forza, vado un attimo al mare, vado, oggi faccio una passeggiata, tipo la domenica, quando si dovrebbe farla, quasi sempre. Vado in bicicletta, faccio una passeggiata. Niente. Maggio no. Maledetto maggio. Però è finito. No, maledetto no, ci mancherebbe. Bello maggio, però forse dipende da me. Cioè, non dipende tanto dal mese quanto da come io prendo il mese. Ecco, una buona proposta, un buon proposito per giugno è prendere bene giugno. Vieni giugno, vieni a noi. Sarà una follia anche giugno, lo so già. Mannaggia.